Nella serata di ieri, con un video messaggio, gli youtuber The Borderline annunciano la chiusura del loro canale YouTube. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. I The Borderline chiedono scusa e chiudono i battenti, milioni di follower persi con un click. L'addio al canale della challenge Sfide al limite dell'assurdo arriva con un messaggio di 72 parole pubblicato dagli youtuber coinvolti nell'incidente stradale dove è morto il piccolo Manuel. Fino a ieri pomeriggio i ragazzi sono rimasti in silenzio. Di Pietro si è rifugiato nella sua casa di Viterbo, mentre la sua fidanzata ha chiuso tutti i canali social. Addirittura invece l'altro compagno, Vito Lo Iacono, si parla che sia addirittura all'estero. A catturare l'attenzione però, ragazzi, è il messaggio di ieri sera in nero, un breve video dove annunciano, come giusto che sia, forse il minimo, la chiusura del canale. The Borderline esprimono alla famiglia il massimo sincero e più profondo dolore. Nulla potrà mai essere più come prima. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Il gruppo The Borderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio: il nostro pensiero è solo per Manuel.